Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Pit Art Miniature. Io sono Fabrizio, lei è Elisa. Anche oggi siamo in una nuova location. Nuova. Abbiamo preso un'altra parte, un altro angolo di casa. E oggi sono fiero di annunciarvi che per la prima volta in assoluto farò un video io. Bravo. Sei diventato grande. Vi farò vedere come utilizzare la Blue Stuff di Green Stuff World. Che cos'è la Blue Stuff? È un materiale che immerso nell'acqua bollente si ammorbidisce e riesce a prendere la forma di ogni cosa che voi ci mettete sopra. Si solidifica e poi voi ci potete colare dentro il gesso, la resina in polvere, ci potete mettere la green stuff, la pasta, quella verde e tante altre cose per creare degli stampi. Noi questa sera andremo a vedere come realizzare uno stampo del povero Uzi, della povera Lara Croft. Sì, avevo questo modellino che avevo da adolescente di Lara Croft, ero un po' appassionata, però ho perso un mitraglietto. Lo sapete tutti che eri appassionata di Lara Croft? Sì, ci tengo, io li ho giocati tutti praticamente. Sì, anche io, soprattutto mi piaceva quando saliva le scale. Scusa? Poi piano piano c'è stata più quella fase erotica della salita delle scale. E non l'ho più comprato. Vabbè, io sorvolerei, andrei a vedere come si usa la Blue Stuff, dai, che forse è più interessante. Andiamo. Forse. Ma prima vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di venirci a trovare su Instagram. Se avete qualche curiosità, non esitate a scrivere nei commenti. Andiamo a vedere. Dai, forza, campione, vai, fai. Eccola qui, la nostra Lara Croft. E questo è il suo piccolo Uzi. Per iniziare questo progetto abbiamo bisogno dell'Uzi, della Blue Stuff e della Green Stuff. Allora, la Blue Stuff si presenta in tavolette solide. Invece la green stuff è morbida e è divisa in due parti che andranno poi mescolate insieme. Ecco, una volta che ci siamo uniti di queste cose, accendiamo i fornelli, mettiamo l'acqua a bollire. E una volta in ebollizione, buttiamo dentro la nostra blue stuff. Aspettiamo un po' e la togliamo dal fuoco. Questa fase è solo per i veri uomini, se lo siete la dovete prendere con le dita. Una volta tirata fuori dall'acqua, si uniscono i due pezzi, si amalgama bene fino a raggiungere la consistenza che ci piace. Si stende sul fondo e si applica all'oggetto da replicare. Visto che questo stampo è in due parti, faccio dei piccoli forellini per riposizionare lo stampo nello stesso punto. Una volta fatti i forellini, facciamo asciugare il primo stampo, lo facciamo solidificare e poi applichiamo l'altra parte della Blue Stuff. Facciamo delle leggere pressioni in modo che la Blue Stuff si insinui in tutti gli anfratti e una volta finito la mettiamo nel frigorifero. Aspettiamo un quarto d'ora e lo tiriamo fuori. Bene, lo apriamo e controlliamo che lo stampo sia venuto bene. Io consiglio, anche se non l'ho fatto, di mettere tra uno strato e l'altro un po' di vasellina in modo che non si attacchi. Prendiamo un pezzettino di green stuff, lo amalgamiamo bene fino a quando non diventa un impasto del tutto verde. Facciamo dei piccoli pezzettini e li mettiamo nello stampo. Una volta posizionato per bene, chiudiamo il tutto, facciamo pressione in modo da far aderire i due strati. Dobbiamo solo attendere 24 ore che la green stuff si asciughi e il gioco è fatto.
questo è come si presenta lo stampo, passate le 24 ore, io l'ho rifatto perché era venuto un po' sballato, e andiamo ad aprirlo, vediamo che succede. Luzzi di Lara Croft. Questo è lo stampo, può essere utilizzato più e più volte, può essere scaldato più e più volte. Adesso andrà sagomato, limato e colorato. Ragazzi, è lui. Ebbene, se vi siete emozionati anche voi, perché io l'ho fatto per la prima volta, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, così mi date la forza di fare altri video. E dateci un feedback scrivendo nei commenti se questo video vi è piaciuto, se avete delle proposte per i prossimi video. Anche se vi piace la location, quella è molto importante. Sì, perché qui c'è un po' una diatriba. Adesso abbiamo iniziato da... poi sarà su, giù. Tanto le mura in casa sono quattro. Due forse... No, due avete viste, ecco, magari il bagno lo tralasciamo, però il resto a cucina, la prossima volta faremo un video sulla cucina, un video di cucina, vi faccio vedere come si prepara la carbonara, come la faceva mia nonna, pit art cannavacciuolo. Bene ragazzi, grazie ancora per averci seguito fino alla fine, continuate a seguirci, iscrivetevi fino alla fine, non dei giorni, fino alla fine del video, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!